La nostra dimora è il cielo. Non sono cittadino né italiano né americano, sono cittadino del cielo. Il cielo è la nostra casa. Io vado a preparare un luogo. Dove? Noi in Sicilia, frate. Nel cielo, no? Nel cielo! Alleluia! E sapete una cosa, ragazzi, fratelli e sorelle? Il Signore sta impiegando la muratura per oltre 2000 anni e non ha ancora finito la muratura. Sta ancora lavorando per abbellire la mia dimora e la vostra. E se vi è qualcuno senza casa, avete Gesù nel cuore e Lui vi prepara una casa, non su questa pianeta terra, ma nel cielo. Però se non avete la casa qui, non avete la casa lì, attenzione, amico in ascolto. Perché poi voi andrete a finire nell'inferno. E l'inferno non è per te, non fu abilitato per te, non è la dimora per te. Non ci devo andare nell'inferno. Tu sei destinato dal Signore, da Dio, dallo Spirito Santo, dalla Chiesa di Cristo Gesù e dal fratello Santo di arrivare in cielo, sani salvo. Attenzione ragazzi, devo andare a finire nell'inferno. Alleluia. Alleluia. Nel capo 22 del Vangelo di San Matteo, il capo 22 è un brano di Sacre Scritture molto importante. I primi 14 versi e parla del re e le nozze. Io leggo la versione riveduta. E Gesù prese di nuovo a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile ad un re il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: dite agli invitati, ecco io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, è tutto pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi presi i suoi servitori li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e ad ardere la loro città. Quindi disse ai suoi servitori: le nozze sì, sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate adunque, numero 3, andate adunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori usciti per le strade raunarono tutti quelli che trovarono cattivi e